Bentrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla Chiesa di Bologna. La solennità di Pentecoste ha concluso domenica il ciclo liturgico della Pasqua. L'Arcivescovo ha celebrato la messa solenne in cattedrale. La Pentecoste è la pienezza della Pasqua, è la Pasqua di Cristo che esplode e diventa Pasqua della Chiesa, Pasqua dell'umanità redenta. L'amore immortale, cioè lo Spirito Santo, che risvegliò Cristo dalla morte, è effuso su tutti coloro che gli appartengono e sono con Lui una cosa sola. Il Cardinale ha presieduto la solenne celebrazione in cattedrale, come accade in tutte le principali feste dell'anno liturgico. Dio non manda un ordine, non fa conoscere un programma, ma riempie il cuore del suo amore, facendosi appunto dolce ospite dell'anima. Scende su tutti, peccatori come erano e come siamo. Quando sentiamo nel nostro cuore, in maniera intima, cioè personale, quanto siamo amati, vediamo le cose che prima non sapevamo scorgere e troviamo dentro di noi una forza nuova. E bisogna amare, non parlare di amore, accogliere lo Spirito, farlo scendere nella nostra vita perché la cambi e la apra verso tutti. La festa del 50° giorno che compie il tempo pasquale era celebrata nell'antico Israele come festa delle primizie e come memoria del dono della legge rivelata a Mosè sul monte Sinai. Per la Chiesa diviene memoria perenne dell'amore di Dio effuso nei nostri cuori e dei frutti di grazia che produce nel cuore dei credenti. Iniziando la celebrazione, il Cardinale ha invitato i presenti a portare nella preghiera tutte e singole le comunità che compongono la nostra Chiesa locale nel giorno in cui ci rallegriamo per il dono di essere una cosa sola in Cristo. In molte zone pastorali della diocesi la Pentecoste è stata celebrata con momenti comunitari alla vigilia. Sabato scorso, in occasione della vigilia di Pentecoste, molte zone pastorali hanno celebrato una veglia di preghiera. Nelle attuali circostanze, segnate ancora dalla pandemia, l'Arcivescovo ha disposto di lasciare alle singole zone la decisione se fare o meno la veglia, nella forma che risultasse più adatta alle diverse situazioni, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Lo scorso anno, in piena pandemia, queste celebrazioni erano state sospese. Oggi, con prudenza, ritornano. Da qualche anno la veglia di Pentecoste è entrata nel cammino pastorale delle zone come un segno di unità e di condivisione. Il nostro viaggio ci porta a scoprirne alcune con immagini e video che ci sono pervenute dalle zone stesse. Un articolo più dettagliato sarà presente su Bologna 7 di domenica prossima e sul nostro sito www.chiesadibologna.it. La zona pastorale numero 33 di Malalbergo, Minerbio e Baricella ha deciso di ritrovarsi in due diverse sedi per evitare assembramenti. Il fuoco della Pentecoste ha così illuminato le chiese di Malalbergo e Minerbio, a cui si riferiscono queste immagini. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo. La zona pastorale 50 della Valle del Savena si è ritrovata invece nella chiesa di Musiano, appena restaurata, storica abbazia sorta intorno all'anno 1000 e che conserva una reliquia veramente unica, una delle anfore utilizzate per il miracolo delle nozze di Cana, come confermato nel 1751 anche da San Leonardo da Porto Maurizio. Il fatto di farlo insieme come zona sottolinea ancora di più la volontà di una testimonianza comune del bell'annuncio pasquale. La zona di Crevalcore e Sant'Agata ha chiesto alla comunità di San Martino di preparare ed ospitare la celebrazione della veglia. Il parco dietro alla chiesa, fatto da cornice alla preghiera. Il canto è stato curato da questa comunità, sia dalle famiglie che dai fratelli e dalle sorelle, in comunione con Don Francesco Scimè e Don Giovanni Nicolini, che si trovano in visita a Mapanda. Don Giovanni Bellini ha aiutato invece la riflessione sulla comunione a partire dalla lettura della Torre di Babele.
Iniziati 35 anni fa, i fuochi di Pentecoste sono ormai un appuntamento irrinunciabile per la parrocchia di Penzale, un'occasione di incontro e di preghiera per tutta la zona pastorale di Cento, che comprende anche le parrocchie di San Biagio e San Pietro. La veglia è iniziata nelle case, in famiglia, con candele e preghiere. Poi l'arrivo nel cortile davanti alla chiesa provvisoria e a concludere la celebrazione attorno al grande fuoco. La recita del Padre Nostro e la benedizione impartita da Don Enrico e il canto hanno concluso questo suggestivo e intenso momento di vita comunitaria e di preghiera, la condivisione di una veglia in preparazione al giorno di Pentecoste. Il giubileo degli 800 anni della morte di San Domenico è giunto al suo apice con la celebrazione lunedì della festa della traslazione nella Basilica del Santo. Le celebrazioni giubilari per l'ottavo centenario della morte di San Domenico hanno raggiunto il loro apice con la solenne concelebrazione di lunedì 24 maggio, giorno in cui l'Ordine dei Predicatori ricorda la traslazione del corpo del fondatore. Per l'occasione era presente anche il maestro generale dell'Ordine, Fra Gérard Timoner, che ha concelebrato con il priore provinciale, Fra Fausto Arici. Anche sedendo a tavola con i suoi frati, come rappresentato dalla tavola della Mascarella, anche sedendo coi suoi frati a quella tavola, Domenico si dimostra l'uomo dell'eccomi. Prima di partire per la missione, così almeno sembra raccontarci questa tavola, Domenico, disponendoli due a due, siede coi suoi frati, sta con loro per consumare con loro il pasto che precede la partenza. Quasi, mi viene da dire, quasi a voler raffigurare, rirappresentare il banchetto eucaristico, quel banchetto con cui il Cristo ci ha confermato definitivamente il suo eccomi. Erano presenti anche i vicari generali della diocesi, Monsignor Ottani e Monsignor Silvagni. San Domenico morì a Bologna il 6 agosto del 1221. Secondo le cronache, sulla città gravava un caldo soffocante e per dare un poco di sollievo a Fra Domenico, i frati lo trasportarono sul colle dell'Osservanza. Domenico però espresse il desiderio di ritornare in convento per esservi sepolto sotto i piedi dei frati. Il santo non aveva nel convento bolognese una cella sua, perché in genere quando viaggiava trascorreva le sue notti in orazione ai piedi dell'altare. Per questo i frati lo sistemarono nella cella di un confratello da dove lasciò questo mondo. Per 12 anni il corpo del santo restò sepolto in modo quasi anonimo nel coro dei frati, all'incirca nel luogo dell'attuale basilica in cui ora si trova il pulpito barocco. Il beato Giordano di Sassonia, primo successore del santo alla guida dell'ordine e suo primo biografo, diede disposizione che il corpo del servo di Dio fosse collocato in un sarcofago marmoreo. Il giorno della solenne traslazione, all'apertura della prima tomba di Domenico, si diffuse un profumo gradevolissimo e persistente che riempì di gioia i frati, mentre i bolognesi facevano la guardia armati alla chiesa per evitare che il corpo dell'uomo di Dio fosse trasportato altrove. Nel 1234 Domenico venne canonizzato da Papa Gregorio IX. In occasione di questa ricorrenza, vissuta in tutto il mondo dall'ordine domenicano, il Papa ha inviato al Maestro Generale una lettera in cui evidenzia il ricco carisma che il santo ha lasciato in eredità a tutta la Chiesa attraverso la sua famiglia religiosa. Domenico, scrive il Papa, rispose all'urgente bisogno del suo tempo non solo di una rinnovata e vibrante predicazione del Vangelo, ma anche dell'altrettanto importante testimonianza convincente dei suoi inviti alla santità nella comunione viva della Chiesa. Il suo zelo per la salvezza delle anime lo portò a costituire un corpo di predicatori impegnati, il cui amore per la sacra pagina e integrità di vita potesse illuminare le menti e riscaldare i cuori con la verità donatrice di vita della parola divina. Possa l'ordine dei predicatori, oggi come allora, è l'auspicio di Francesco, essere in prima linea in una rinnovata proclamazione del Vangelo, capace di parlare al cuore degli uomini e delle donne del nostro tempo e di risvegliare in loro una sete per la venuta del Regno di Cristo, di santità, giustizia e pace. Nel suo saluto il Maestro Generale dell'Ordine ha letto la parte conclusiva della lettera. Verso la fine della sua lettera, Papa Francesco ha scritto:
Durante la mia visita a Bologna 5 anni fa, ho avuto la benedizione di trascorrere alcuni momenti in preghiera davanti alla tomba di San Domenico. Ho pregato in modo speciale per l'ordine dei predicatori, implorando per i suoi membri la grazia della perseveranza nella fedeltà al loro carisma fondazionale e alla splendida tradizione della quale sono eredi. Ringraziando il Santo per tutto il bene che i suoi figli e le sue figlie compiono nella Chiesa, ho chiesto come dono particolare un considerevole aumento di vocazioni sacerdotali e religiose. Papa Francesco prega per noi, preghiamo anche noi per il Santo Padre. Proseguono intanto le celebrazioni giubilari, come ci spiega il priore del convento, Fra Davide Pedone. Sicuramente il prossimo appuntamento importante sarà il 4 agosto, dove celebriamo nuovamente Santo Padre Domenico nel giorno in cui è salito al cielo, dunque la nascita al cielo. Questo tempo sarà sicuramente, ci sono diversi eventi da seguire, dalle visite guidate, approfondimenti che faremo. Il mese di ottobre sarà un mese mariano dove inviteremo tutti quanti alla Cappella della Madonna del Rosario, e ci sarà un importante congresso storico. Insomma, per tenervi aggiornati vi invitiamo a guardare, ecco, le pagine social e dei siti vari. Durante i lavori dell'Assemblea della CEI sono state effettuate 2 lezioni che riguardano altrettanti vescovi della nostra regione. Monsignor Elio Castellucci è stato eletto vicepresidente della CEI per il Nord Italia. Monsignor Elio, arcivescovo di Modena Nonantola e vescovo di Carpi. L'arcivescovo di Ferrara Comacchio, Monsignor Giancarlo Perego, è stato nominato presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni e in quanto tale presidente della Fondazione Migrantes, della quale era stato direttore generale. La comunità africana francofona della nostra diocesi si è stretta in preghiera profondamente turbata per la morte violenta di Emma Pezzemo, uccisa a 31 anni. Una brutta pagina di cronaca ha messo sotto shock la comunità cattolica francofona di Bologna con l'efferata uccisione di Emma Pezzemo, 31 anni, originaria del Camerun, che studiava per diventare operatrice sanitaria. Emma era molto conosciuta nella comunità che frequentava assiduamente e amava cantare nel coro, passione condivisa anche con il cappellano della comunità Don Gabriel Zamba, che ha presieduto una messa di suffragio presso la chiesa di Sant'Antonio di Savena. Abbiamo vissuto già con dolore perché la violenza con la quale è stata uccisa fa male anche fino adesso. Ma l'abbiamo vissuta anche con speranza, perché noi siamo cristiani, sappiamo che sì, il Signore permette certe cose, non sappiamo perché, rimarrà un mistero. Quindi c'è il dolore, c'è la mancanza del suo volto, della sua voce, perché amava cantare anche, cantava benissimo, e poi con speranza continuiamo a pregare. Venerdì 21 abbiamo celebrato la messa in suo suffragio e abbiamo ricordato che sì, stavamo non celebrando la morte ma la vita, e ricordandoci le parole di Santa Teresa del Bambino Gesù: Bambino Gesù, io non muoio ma entro proprio nella vita, e la vita è eterna. E pensiamo che Emma, anche se uccisa con quella violenza, è entrata proprio nella vita, la vita di cui ha testimoniato, perché lei credeva in Gesù Cristo, era credente, quindi ha amato Gesù, e il canto che lei amava nei suoi ultimi momenti di vita si intitola Gesù, je te dis merci, ti ringrazio Gesù perché mi ha salvato. Quindi lei
credo proprio in Gesù Cristo, e Gesù che lei ha testimoniato non può dimenticarsi di lei. Nel desiderio di restituire la salma di Emma alla sua famiglia perché possa essere sepolta nella sua terra, la comunità africana francofona di Bologna ha promosso una raccolta fondi. Anche Migrantes, organismo pastorale della CEI per la cura dei migranti, ha inviato un contributo. Riparte in sicurezza nelle parrocchie bolognesi estate. Ragazzi, ne abbiamo parlato con Don Giovanni Mazzanti dell'ufficio di pastorale giovanile. In molte parrocchie bolognesi si scaldano i motori delle attività estive, in particolare c'è molta attesa per estate ragazzi. Al termine di un così prolungato tempo di distanziamento sociale, facciamo il punto con Don Giovanni Mazzanti, direttore dell'ufficio diocesano di pastorale giovanile. Si è creata una grande creatività di proposte e questo è stato molto positivo perché ha ridato un po' anche la possibilità di tornare un po' all'essenziale e a quello che era il carisma iniziale dell'estate ragazzi, che era quella veramente di un accompagnamento dei bimbi attraverso un accompagnamento degli adolescenti in un'esperienza che voleva essere prima di tutto un'esperienza di chiesa, di un annuncio esperienziale, ecco, della nostra fede. Quest'anno chiaramente l'abitudine, diciamo così, a tutte quelle che sono le regole, il distanziamento, tutte quelle che sono le necessarie, opportune regole, insomma, per anche questi momenti di assembramento e di vita insieme sono stati, insomma, ormai assimilati, quindi molte parrocchie partiranno. C'è un sussidio che è stato fatto in collaborazione con l'ANSPI nazionale, il tema sarà quello del grande gigante gentile, e poi chiaramente come sempre il sussidio è un piccolo strumento, ogni parrocchia lo sta provando un po' a realizzare nel limite appunto delle risorse. Ecco, credo che la cosa bella sia che questo ha portato a dover mettere un po' di nuovo in funzione alcune dimensioni fondamentali state ragazzi, che è quella della creatività, quindi trovare non tanto un modello unico ma la possibilità di poterlo realizzare nel proprio piccolo, dall'altra parte anche il dover coinvolgere più persone. Cioè. Ripartono le iniziative di aggiornamento per i presbiteri della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. Il 3 e il 4 giugno prossimo avremo una nuova edizione dell'ATP, dell'aggiornamento teologico presbiteri, un'attività che la nostra facoltà di teologia propone per le diocesi della regione, soprattutto rivolte ai presbiteri, ma anche a tutti coloro che sono coinvolti nella pastorale. Quest'anno il tema sarà la pastorale urbana e la pastorale urbana al tempo del Covid. Quando pensiamo alla pastorale, di solito la pensiamo in riferimento alla parrocchia, ma il luogo della città può offrire delle sollecitazioni che arricchiscono il cammino della pastorale delle nostre chiese. Allora avremo un primo momento di ascolto delle esperienze, in particolare la valorizzazione del patrimonio artistico, l'opportunità che per le città della nostra regione è offerta dalla presenza dell'università e infine la presenza dei poveri e di nuove povertà come punto di lancio per l'evangelizzazione. Dopo questo primo ascolto rifletteremo su come i soggetti possono camminare in vista di nuove opportunità pastorali e per questo in particolare una riflessione sui movimenti e le associazioni nella città. Poi ci concentreremo in particolare sull'esperienza che abbiamo vissuta, quella del coronavirus, e quindi nuove forme di evangelizzazione durante la pandemia. Due esperienze in particolare, cioè le liturgie familiari, sarà Serena Noceti a riflettere su questo punto, e in secondo luogo la pastorale anfibia, cioè come in fondo le forme classiche di pastorale in presenza hanno incontrato nuove forme di pastorale anche sui social, sui mezzi di comunicazione multimediali e informatici. E infine ci metteremo in ascolto di come la pandemia ha toccato il nostro vissuto personale e relazionale e come è stata vissuta in luoghi difficili, tra virgolette, e quindi il cappellano del carcere
verrà a raccontarci come i detenuti hanno vissuto la pandemia e come anche in quel momento appunto il Vangelo è potuto essere annunciato ed accolto. È stata riaperta al culto la piccola chiesa di San Giacomo a Crocetta nei pressi di Crevalcore dopo il ripristino post-sisma. Giovedì 13 maggio ha riaperto al culto la chiesa di San Giacomo di Crocetta di Sant'Agata dopo ingenti lavori strutturali di ripristino post-sisma. La piccola chiesa contiene un'immagine della Beata Vergine dei Poveri. L'arcivescovo ha presieduto la recita del rosario e ha anche ricordato tutte le vittime della strada, benedicendo le forze dell'ordine e i soccorritori. Nella serata il cardinale Zuppi, con l'immagine della Beata Vergine dei Poveri, ha visitato alcune strade della frazione, sostando per la benedizione davanti agli altarini preparati dalle famiglie. La comunità di Crevalcore custodisce da secoli, nella settimana precedente l'ascensione, questa tradizione delle rogazioni, che ancora oggi, seppur in tono minore, è occasione di preghiere e di fraternità, con Maria pellegrina sulla strada. Riapre la casa per ferie al Sasso di Stria, luogo storico delle attività estive e invernali dell'Azione Cattolica Bolognese, con la nuova gestione che fa capo a Petroniana Viaggi. A partire dal mese di giugno riaprirà un luogo simbolo delle vacanze di tanti gruppi, di tante parrocchie, di tante persone bolognesi, il Sasso di Stria su Alfalfarogo, sopra Cortina. Un albergo in piena montagna, il luogo dove appunto si sono svolte le grandi battaglie della Prima Guerra Mondiale, un albergo molto accogliente, adatto alle famiglie, ai gruppi, agli amanti della montagna. Una nuova gestione, proprio perché non volevamo perdere questo patrimonio di storia anche legato all'Azione Cattolica, ai gruppi, ai movimenti e alle parrocchie bolognesi. Quindi sarà possibile ritornare al Sasso di Stria con una cucina ovviamente anche bolognese, anche romagnola, e la possibilità di avere un'offerta veramente diversa anche nei prezzi, nelle opportunità. Punta Sant'Anna, la struttura più economica per anche vacanze in autogestione, in semi-autogestione, mentre invece l'albergo ristrutturato, riavviato, ridipinto, che accoglierà tutte le persone che vorranno lì passare le loro ferie, adesso estive e poi ovviamente anche quelle invernali. Una bella collaborazione tra Petroniana Viaggi, l'Azione Cattolica, la fondazione proprietaria dell'immobile, i gestori attuali che sono appunto anche loro partner di questo progetto di rilancio, quindi la possibilità con Petroniana Viaggi di avere questa struttura, ma oltre a questa struttura abbiamo circa 20 case per ferie, case per vacanza al mare o in montagna a disposizione delle realtà bolognesi, dei cittadini, dei gruppi e delle parrocchie. Penso a San Virgilio di Marebbe, penso a Pinarella, penso a Dobbiaco, tutte strutture dell'opera Gesù Divino Operaio. Ma oltre a queste quattro strutture, Petroniana Viaggi ha ripreso alla grande la propria attività per offrire vacanze, pellegrinaggi, gruppi, cammini a tutti quanti. E nelle scorse settimane è stata inaugurata anche la Via Mater Dei, un percorso podistico e ciclabile che collega i santuari bolognesi del nostro Appennino. Domenica scorsa, con una breve cerimonia nel cortile dell'Arcivescovado, è stato inaugurato il cammino rinnovato della Via Mater Dei che, in 7 tappe, percorre il territorio della città metropolitana toccando i principali santuari mariani della zona. Presenti il cardinale Matteo Zuppi con Matteo Lepore, presidente di Destinazione Turistica Bologna Metropolitana, e Andrea Babbi, presidente dell'Associazione Mater Dei. Con loro anche Michele Boschi, responsabile dell'area tecnica Foia Tonda che attua il progetto. E Don Massimo Vacchetti, direttore dell'Ufficio Diocesano per il Turismo, lo Sport e il Tempo Libero. A suggellare l'importanza del progetto anche la presenza dei sindaci e dei rappresentanti dei territori e dei comuni toccati dall'iniziativa.
Al termine dei saluti, il gruppo, in una vera e propria conferenza stampa itinerante condivisa con diretta Facebook sulla pagina della Via Mater Dei, si è diretto al santuario di Santa Maria della Vita, che rappresenta la tappa iniziale della via. Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown, il cammino torna a coinvolgere sportivi e semplici turisti con nuove tappe e nuovi punti di interesse lungo i 157 chilometri che compongono la via da Bologna a Riola e con un'incursione in Toscana nella quinta delle 7 tappe che compongono il cammino, più precisamente nel comune di Fiorenzuola. Domenica, in contemporanea con l'inaugurazione bolognese, diversi gruppi autonomi di una ventina di persone, fra loro anche alcuni ciclisti, sono partiti nel rispetto delle normative anti-Covid verso alcuni dei santuari toccati dalla Mater Dei. Per il rilancio del cammino è stata predisposta anche la nuova versione della cartoguida Mater Dei, una mappa con il tracciato dettagliato e l'indicazione di tappe e punti di interesse lungo e in prossimità del cammino. Un rilancio è un cammino che ci auguriamo in molti possono intraprendere, un cammino che è un cammino dei territori, un cammino dei santuari, un cammino di arte e soprattutto un cammino di fede, ma anche un cammino per ritrovare se stessi in questo tempo in cui ci siamo un po' persi, forse ci siamo anche un po' impauriti e smarriti, trovare la certezza di una madre buona che ti accompagna, che ti guarda per ritrovare il tuo vero volto, un cammino per tutti, un cammino che ciascuno può compiere per intero dal centro di Bologna fino a Riola di Vergato, oppure intraprendere per singole tappe, un cammino che ci auguriamo possa essere di aiuto per i territori, per rivitalizzarli, perché vuol dire anche una economia turistica che riprende, seconde case, B&B, alberghi, piuttosto che un cammino che possa anche aiutare le comunità cristiane a essere accoglienti, così come Papa Francesco chiede che siano. In questi anni, prima della pandemia, il turismo a livello metropolitano in Appennino ha avuto un grande successo. Poi il Covid ha spinto anche tanti bolognesi a ritornare tra le montagne. Quest'estate avremo tantissimi camminatori e moltissimi cicloturisti, quindi siamo davvero orgogliosi di potergli presentare un itinerario come questo che è davvero suggestivo. Bologna come città e anche come area metropolitana è tra le aree italiane più dense di chiese, di monumenti, di una storia religiosa che davvero parte dalle radici di Bologna. Quindi se si vuole conoscere veramente questa città occorre percorrerla tutta a piedi, sia nel suo centro storico che nel suo Appennino. È una grande occasione questa per ritrovare anche il piacere di camminare assieme lungo le strade dedicate alla Mater Dei, che abbiamo voluto lungo i 10 santuari meravigliosi delle nostre colline. L'occasione è anche per riprendere il tema del turismo così caro alle persone che per tanti giorni, tanti mesi sono state chiuse. Ha il desiderio di uscire, il desiderio di vedere cose belle, di stare assieme in sicurezza, di fare attività sportive e soprattutto di dedicare del tempo agli amici e alla famiglia verso dei luoghi anche dello spirito. Sia come associazione Via Mater Dei che come Petroniane abbiamo ripreso tutte le nostre attività con tante proposte di cammini, di visite guidate, di occasioni di svago e di vacanza per i prossimi mesi, per le prossime settimane. Quindi rimaniamo a disposizione delle persone proprio anche per accogliere il loro desiderio di vacanza. Adesso questi cammini ci aiutano a contemplare le nostre radici, a capire le nostre radici, a unirci, per questo ero contento anche che ci fossero tanti sindaci, vuol dire anche una volontà, una determinazione soprattutto della montagna, perché la montagna appunto non è il passato, è tanto il nostro passato, ma la montagna deve rappresentare anche il nostro futuro.